qualcuno, buona giornata e bentornati a Weekend Sabato. Come sapete, diviso in due parti, la prima con le principali notizie del giorno e poi la seconda dedicata agli approfondimenti. Svolta nelle indagini per la morte dei tre vigili del fuoco nell'esplosione di una cascina vicino Alessandria, ieri si sono svolti i funerali solenni. Nella notte una svolta, i carabinieri hanno eseguito un fermo. Si tratterebbe di un uomo ritenuto responsabile di disastro doloso, omicidio e lesioni volontarie. Il tutto sarà spiegato nel corso di una conferenza stampa questa mattina. La svolta nelle indagini quando erano cominciati i funerali dei tre carabinieri. Tra l'altro, la presenza del Premier Conte e del Ministro dell'Interno Lamorgese, i parenti delle tre vittime avevano rivolto questo appello al Presidente del Consiglio di fermare i responsabili. Dall'estero adesso centinaia di migliaia di persone sono scese nuovamente in piazza a Santiago del Cile, in varie città del paese, quando ormai la protesta sociale antigovernativa dura da circa 3 settimane. Come nella manifestazione dello scorso 25 ottobre, il punto di raccolta della gente è Piazza Italia, soprattutto giovani che hanno riempito le strade vicine. Terribile incidente stradale a Perugia, dove si troverebbe in condizioni critiche un giovane di San Severo. È stato investito da un'auto che procedeva a forte velocità. Le sue condizioni sono molto gravi. La notizia è stata data da una parrocchia della città d'Auna. Nelle prossime ore saranno decisive per conoscere meglio il quadro di quanto è avvenuto. Ed eccoci adesso agli approfondimenti della seconda parte di Weekend Sabato. Occupiamoci di migranti e ghetti di Capitanata, perché ieri è stato a Foggia il ministro dell'integrazione Provenzano, che ha visitato le varie situazioni di Capitanata da parte di alcuni esponenti dell'associazionismo ed anche delle organizzazioni sindacali che seguono queste persone e ha espresso il suo parere. Lo ascoltiamo nell'intervista rilasciata ai colleghi del TG Blu. Io sono venuto in un non luogo, non è giusto che nella Repubblica Italiana esistano non luoghi e so dell'impegno delle istituzioni locali, della regione per trovare delle soluzioni dignitose. Adesso anche lo Stato deve metterci tutto il suo impegno, le sue politiche. Io oggi sono venuto qui a vedere, perché poi bisogna guardare in faccia la realtà, anche quando non è semplice ed è complessa come questa qui. Come si sconfigge il caporalato? Ma il caporalato si sconfigge con le leggi e con la repressione, ma non basta. Si sconfigge soprattutto attraverso l'organizzazione dei lavoratori che già esiste. Ma si sconfigge dando dignità a queste persone e liberandole dal ricatto e dalla vulnerabilità in cui si trovano anche spesso a causa delle nostre leggi. Ed eccoci alla pagina sportiva e ci era attesa per la prima conferenza stampa di Vincenzo Feola, il nuovo tecnico dell'Audace Cerignola, subentrato ad Alessandro Potenza dopo il KO dello scorso weekend ad Altamura e che ha fatto decidere alla società non solo l'esonero di Potenza, ma anche quello del direttore sportivo Elio Di Toro, che tuttora è vacante. Intanto l'Audace si prepara al delicato confronto interno di domenica contro il Francavilla. Andiamo ad ascoltare quello che ha detto il neotecnico gialloblu in questo servizio. L'Audace Cerignola riparte da Vincenzo Feola, il nuovo tecnico alla prima conferenza stampa dopo l'esonero di Alessandro Potenza e del direttore sportivo Elio Di Toro, cercherà di dare una scossa a una squadra che in questo momento ne ha fortemente bisogno. Dopo la sconfitta subita il weekend scorso, adesso arriva la sfida con il Francavilla, assolutamente da non perdere. Ascoltiamo le parole del tecnico. Io spero solo che la squadra riesce a recepire il messaggio e la situazione che c'è attualmente. Sono molto fiducioso perché
io penso che la squadra, il potenziale di questa squadra è sotto gli occhi di tutti. Noi sappiamo le difficoltà che incombe nel campionato attuale, io sono convinto che questa squadra potrà fare grandi cose, lo dico senza nessun timore, però ci vorrà sicuramente un po' di tempo, ci vorrà un po' di tempo per lavorare, soprattutto sotto l'aspetto mentale per questi ragazzi, perché questi ragazzi un pochino sono presi da questa situazione che non si aspettavano neanche loro, però io sono convinto che insieme ci tireremo fuori. Per il discorso di Francavilla, io sono abituato a far parlare il campo, il mio modo è di lavorare, sicuramente sarà diverso ed è diverso, ognuno di noi di allenatori ha un modo, un pensiero diverso rispetto agli altri, perciò per recepire alcuni messaggi, alcune delle situazioni tattiche ci vorrà un po' di tempo, però ho visto in questa settimana, in settimana, che i ragazzi sono venuti, venivano al campo con lo spirito giusto, con l'applicazione che volevano mettere in campo, mi ha dato delle ottime indicazioni. La classifica dice questo, però a noi interessa solo pensare esclusivamente a Francavilla, non dimentichiamoci che Francavilla viene da 3 vittorie consecutive, sarà uno spareggio, per me saranno tutti spareggi, ogni domenica per me è uno spareggio, una partita importante e dobbiamo partire col piede giusto. Ed è già dunque uno spareggio salvezza importante quello in programma domenica prossima al Monterisi contro il Francavilla. Una vittoria darebbe maggior respiro e soprattutto a una classifica fino a questo momento troppo deficitaria per essere vera. Mimmo Siena, speciale news, Web 24, Stadio Monterisi. E con questo siamo arrivati al termine di questa edizione di Weekend Sabato, grazie per essere stati con noi, vi ricordiamo che il nostro prossimo appuntamento sarà alle 13.15 con Sport Report. A tutti un buon inizio di mattinata, a più tardi.